Sei una di quelle persone che si chiedono costantemente: ma perché sono sempre al verde? Oppure hai un buon lavoro con uno stipendio decente, ma il tuo conto bancario è sempre in rosso? Bene, in questo video ti mostrerò i 7 motivi per cui la maggior parte delle persone sarà sempre povera, indipendentemente da quanto guadagnino. Assicurati quindi di guardare il video fino alla fine per scoprire che cosa puoi fare per cambiare la tua situazione. Se vuoi prendere il controllo delle tue finanze e raggiungere l'indipendenza finanziaria, sotto in descrizione al video ti metto il link per accedere a tutti i nostri corsi finanziari e il materiale operativo ad un solo euro per una settimana, e sei libero di cancellare l'abbonamento quando vuoi, per cui non perdere questa offerta. Iniziamo! Ti sei mai chiesto perché alcune persone sono così povere, mentre invece altre sono benestanti e vivono la vita senza preoccupazioni economiche? In uno studio condotto dall'Università di Harvard sulle cause della povertà, il 48% dei partecipanti ha attribuito lo stato di povertà al fatto che le persone non fanno abbastanza per aiutarsi. Altro 45% invece ha incolpato le circostanze esterne. Ad ogni modo, prima di poter iniziare a creare ricchezza, devi identificare le abitudini che stanno mettendo a dura prova le tue finanze. E di tutto ciò te ne parlerò proprio in questo video. Ad ogni modo, prima di poter iniziare a creare ricchezza, devi identificare le abitudini che stanno mettendo a dura prova le tue finanze, ed è proprio di questo che ti parlerò nel video di oggi. Ecco a te i 7 motivi che ti faranno rimanere povero per sempre. Numero 1: non risparmi. Secondo il report Consob 2021, il 28% degli italiani intervistati non sarebbe in grado di coprire una spesa imprevista di 1000 euro con i propri risparmi. Gli italiani non risparmiano abbastanza e diventano sempre più inclini al debito. Contrariamente a quanto pensano molte persone, non è necessario guadagnare una certa quantità di denaro prima di poter iniziare a risparmiare. È molto importante dare la priorità al risparmio, indipendentemente dall'età, dalla fase della nostra vita o dalla quantità di reddito che guadagniamo ogni anno. Quando si tratta di risparmiare, ciò che conta è l'abitudine, non la quantità. Tutto si riduce alle priorità, e se non dai priorità al risparmio, sarà difficile risparmiare, indipendentemente da quanto guadagni. Che tu stia risparmiando per una nuova auto, una casa o la tua pensione, non arriverai mai a quel punto, a meno che tu non dia priorità al risparmio. Molte persone credono che mettere da parte piccole somme non porterà mai a nulla, ma non è così. Mettere via da parte un po' di soldi da ogni stipendio alla fine porterà ad una somma più grande di quanto speravi. Ovviamente rendere il risparmio un'abitudine non è facile, richiede pratica. E se inizi a farlo automaticamente ad ogni stipendio, è molto probabile che continuerai a farlo poi nel tempo. E ricorda, prima inizi, maggiori sono le possibilità di avere un futuro economicamente sicuro. Numero 2: non imposti degli obiettivi finanziari. Hai un piano finanziario per il tuo futuro o segui la vita così com'è? La dura e cruda realtà è che c'è una differenza significativa tra chi lavora con un piano e chi vive la vita così come viene. Una cattiva pianificazione potrebbe non essere la causa della tua povertà, ma può mantenerti in quella situazione. Puoi avere tutta la convinzione del mondo, ma se non hai un piano ben definito su quanto intendi guadagnare e risparmiare o su come intendi raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, è probabile che ti affidi alla fortuna per passare dalla povertà alla prosperità. Per uscire dalla difficoltà economica devi avere un piano finanziario dettagliato per il tuo futuro. Devi prima creare e poi attenerti a degli obiettivi finanziari realistici, a breve e a lungo termine. Identifica e scrivi ciò che speri di realizzare in un giorno, una settimana, un mese o anche in 5 anni. Devi visualizzare il tuo futuro e pianificare un percorso realistico per arrivarci. Ma come si fa a creare un piano finanziario? Inizia facendo una lista dei tuoi obiettivi finanziari, sia quelli a cui stai già lavorando, sia a quelli su cui non hai ancora iniziato a lavorare. In seguito, dai priorità a questi obiettivi in base alla loro importanza. Quindi scrivi i dettagli esatti per ogni obiettivo, quindi l'orizzonte temporale, la somma di denaro necessaria e l'importo che hai già risparmiato. Questo ti aiuterà a capire che cosa serve per realizzare ogni obiettivo e creare un piano. Se hai bisogno di aiuto nel creare un piano finanziario, puoi assumere un consulente finanziario. Tuttavia, se sei interessato ad imparare
imparare come farlo da solo, puoi provare tutti i nostri corsi finanziari e materiale pratico ad un solo euro per una settimana e puoi disdire quando vuoi. Trovi il link qui sotto in descrizione. Numero 3. Spendi di più di quanto guadagni. Molto spesso ci viene consigliato di non vivere al di sopra delle nostre possibilità. Una dichiarazione che suona come un modo molto pratico per evitare lo stress finanziario, ma che in realtà è più facile a dirsi che non a farsi. Ti capita mai di guardare con ansia al prossimo stipendio a metà mese? Non perché hai fatto un investimento, ma perché sei sull'orlo di rimanere senza soldi. Se sì, questo dovrebbe dirti che stai vivendo al di sopra delle tue possibilità. Oggi internet ha reso tutto molto più accessibile. È così facile acquistare un oggetto comodamente da casa tua. E i social media non semplificano di certo le cose. In un recente sondaggio, il 57% dei millennial ha dichiarato di aver fatto acquisti non pianificati a causa di ciò che hanno visto sui social media. Questo dimostra quanto influenzino le nostre abitudini di spesa i social media. Più che mai è facile farsi influenzare dalle vite sfavillanti online. Vedi persone sfoggiare automobili costose, nuovi iPhone e vacanze idilliache e vuoi essere come loro. Così spendi quello che non hai o prendi prestiti solo per vivere le stesse esperienze e di conseguenza rimani intrappolato nel ciclo del debito perché stai cercando di mantenere uno stile di vita che non puoi permetterti di avere. Se ti descrivi in questa situazione, è ora di riconsiderare le tue abitudini di spesa. Elimina tutti gli elementi non necessari dal tuo budget e inizia a risparmiare. Numero 4. Spendi troppo per la tua casa. Uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone è sempre in difficoltà finanziaria è che spendono troppi soldi per la casa. Se una grossa parte del tuo stipendio va via per l'affitto o per il mutuo, stai sicuramente mettendo a dura prova il tuo conto in banca. Il costo ideale della casa è stabilito intorno al 30% del tuo reddito, rappresentando la somma massima che puoi spendere per una casa. Ad esempio, se guadagni 3.200 euro al mese, non dovresti vivere in una casa con un affitto superiore a 960 euro al mese. La regola del 30% è una buona linea guida, ma non è una regola universale. Le circostanze variano, quindi potresti dover fare degli adeguamenti. Numero 5. Non hai un budget. Un budget è letteralmente la base delle tue finanze personali. Senza un budget sei destinato a rimanere povero. Le persone che non hanno un budget non hanno idea di dove va via il loro denaro alla fine di ogni mese. Ed è un modo molto pericoloso di gestire il tuo reddito. Un budget ti dà una comprensione di come spendi il tuo denaro ogni mese, permettendoti di capire dove tagliare le spese, dove allocare di più, tenere traccia dei tuoi obiettivi e avere stime ragionevoli su quando i tuoi obiettivi saranno raggiunti. Se sei consapevole delle tue cattive abitudini di spesa, ma non vuoi esserne responsabile, eviterai sempre di fare un budget, perché ti ricorda le tue cattive decisioni e di conseguenza non sarai in grado di migliorare la tua situazione finanziaria. Anche se un budget può aiutarti a controllare le tue spese ed evitare il debito, solo una piccola percentuale di italiani segue regolarmente un budget aggiornato. Un recente sondaggio ha rivelato che il 73% degli italiani non segue regolarmente un budget. Inoltre, un partecipante su 10 ha rivelato di non tenere alcun tipo di budget. Un altro sondaggio invece ci mostra che il 65% degli italiani non ha idea di quanto denaro hanno speso nel mese precedente. Ed inoltre, la generazione Z è la meno propensa a sapere quanto spende. Per avere un budget efficace, devi tenere traccia delle tue spese regolarmente. Ciò ti aiuta a comprendere le tue abitudini di spesa, permettendoti di fare migliori piani per il tuo futuro. Quindi assicurati di registrare ogni spesa fino all'ultimo centesimo. Fortunatamente ci sono numerose risorse oggi che ti permettono di controllare le entrate e le uscite. Noi stessi abbiamo realizzato sia un corso di bilancio familiare che anche del materiale che ti permette di tenere traccia di tutto questo. Sotto in descrizione trovi il link per poter provare tutta la nostra piattaforma ad un solo euro per una settimana e sei libero di disdire quando vuoi. Numero 6. Stai aspettando che qualcuno ti salvi. Avere le giuste connessioni, per carità, può aprirti le porte verso nuove opportunità. Tuttavia, credere che puoi avere successo solo con l'aiuto di un'altra persona è un modo sicuro
per rimanere povero. Molte persone credono che la chiave del loro successo sia qualcuno che è migliore o più intelligente di loro. Alcuni sperano di imbattersi in un vecchio amico o un parente che svelerà loro segreti per fare soldi. Altri seguono quelli che li fanno credere di poter attirare ricchezza attraverso la loro immaginazione. Nell'attuale mondo non hai sempre bisogno che qualcuno ti dica cosa fare per avere successo. Quindi smetti di aspettare quella persona o quel momento per cambiare la tua vita. Non è così che funziona la vita. Devi essere disposto ad uscire dalla tua zona di comfort, lavorare duro e correre anche qualche rischio. Devi sopportare il disagio e il lavoro faticoso di imparare una competenza anziché aspettare di scoprire in che cosa puoi avere successo facilmente. Numero 7, ma importantissimo, non hai un fondo di emergenza. Prima di iniziare a risparmiare per la pensione o a pagare i tuoi debiti, dovresti concentrarti sulla costruzione di un fondo di emergenza. Un fondo di emergenza è un buon modo per proteggerti dalle circostanze finanziarie impreviste. C'è sempre la possibilità che tu possa perdere il tuo posto di lavoro e dover far fronte per un po' ad un salario non regolare. Oppure potresti dover effettuare la riparazione in una casa o fare un viaggio che non avevi pianificato. Un fondo di emergenza ti aiuterà in queste situazioni difficili, coprendo parte o tutti i tuoi costi. In questo modo non sarai costretto ad utilizzare tutti i tuoi risparmi o a prendere soldi in prestito. Ed inoltre sarai tranquillo perché hai un piano di riserva. A volte le persone rinunciano ad un fondo di emergenza per risparmiare per la pensione, il che non è male. Tuttavia, quando si presenta però una spesa importante, devono prelevare i loro fondi dal loro conto pensione per poterla coprire. E prelevare fondi dal tuo conto pensione dovrebbe essere fatto solo come ultima risorsa. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Quali di questi 7 punti vi ha colpito di più? Fatemelo sapere scrivendolo sotto nei commenti e condividete anche questo video con i vostri amici perché potrebbero non sapere queste cose molto importanti. E iscrivetevi al nostro canale per non perdervi tutti i nostri prossimi video. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!